Le Iene. Qualche giorno fa è stato trasmesso un servizio di Matteo Viviani, dove hanno parlato del caso di Daniele. Le parole inaspettate di Pier Silvio Berlusconi. Qualche giorno fa Matteo Viviani, uno dei migliori inviati della trasmissione Le Iene, ha trattato in uno dei suoi servizi un argomento molto ostico, che sicuramente sarà al centro dell'attenzione pubblica per diverso tempo. Il tema trattato è quello dei suicidi e delle truffe online e di come queste dinamiche siano in continua crescita in una società evoluta come la nostra. Il triste avvenimento riguarda la scomparsa di un uomo di 64 anni, residente a Forlimpopoli, il quale si sarebbe tolto la vita proprio in corrispondenza del servizio delle Iene. Attualmente nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati, ma le accuse sono molto gravi e sicuramente potrebbero ledere sull'attendibilità del programma di Italia 1. Al momento uno dei più seguiti di sempre. Purtroppo però molti argomenti non sono così facili da trattare e bisogna fare moltissima attenzione, facendo di tutto per esprimere sensibilità e solidarietà nei confronti di chi presenta problemi gravi. Il servizio riguarda Daniele, un giovane ragazzo di 24 anni che si è tolto la vita a causa di un raggiro online. L'uomo era convinto di chattare con una bella ragazza, mentre dall'altra parte c'era invece Roberto Zaccaria. L'uomo, che aveva da poco compiuto 64 anni, ha deciso di suicidarsi dopo il servizio delle Iene, in quanto si è sentito troppo esposto alle critiche e alle accuse della gente, tanto da voler denunciare la trasmissione di Mediaset. Ora sono in corso degli accertamenti che hanno il fine di ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore. Pier Silvio Berlusconi, il presidente di Mediaset, ha deciso di intervenire sulla questione, soffermandosi su quanto accaduto e dicendo come bisogna fare di tutto per evitare certi comportamenti e soprattutto su come intervenire su questioni sulle quali magari non si hanno troppe conoscenze. L'uomo ha infatti detto che d'ora in poi si prenderanno le dovute precauzioni affinché certi errori commessi in passato non vengano più ripetuti. Si parla infatti della possibilità di avere superato dei limiti ben delineati, anche se, ovviamente, non c'era nessun tipo di intenzionalità in tutto questo. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante una conferenza che si è tenuta a Cologno Monzese qualche ora fa e durante la quale Berlusconi si è dichiarato estremamente dispiaciuto per quanto accaduto. L'intento è quindi quello di organizzare alcuni contenuti televisivi, facendo in modo che sempre più esperti della disciplina possano dare la loro opinione sulle varie tematiche affrontate, magari coinvolgendo attivamente tutti quelli che vivono una situazione simile. Probabilmente nei prossimi giorni andremo incontro a nuovi sviluppi e solo allora sarà possibile approfondire ulteriormente questa faccenda. Eravate a conoscenza della morte dell'uomo di 64 anni, accusato di catfish? Pensate che i contenuti delle Iene possano aver portato l'uomo a commettere un gesto simile? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.